Non bestemmiamo la parola amicizia, è una parola meravigliosa. Una ragazza, 13 anni, si è impiccata vicino a Vicenza. Era sola col padre. Sono arrivati i carabinieri, hanno cercato dappertutto, speravano di trovare un pezzo di carta, una spiegazione, una lettera. Non c'era niente. Qualcuno ha aperto il computer. Era pieno. Tutti amici, 700, 800 amici. Quali amici? Quali amici? L'amicizia è quella? O l'amicizia è quella che quando stai male arrivi anche alle 3 di notte? Io ho imparato la seconda. E sono pochi, non sono 788. Sono 2 o 3. Quelli giusti, quelli buoni, quelli che ti hanno seguito tutta la vita. Sono inquietanti. Perché poi troppa felicità fa paura, vero? Ci piacciono quelli un po' infelici. Lo diceva anche Longanesi. Vissero infelici perché costava di meno. È così. C'è tanta gente che tutta la vita ha risparmiato pur di essere infelice. Perché abbiamo capito che la felicità, come il coraggio, come le passioni, costano carissime. Sono le cose più care che ci siano. Sono anche le più belle. La passione ti fa fare cose anche sbagliate, logico, ovvio, meravigliosamente giusto. Sono i tuoi straordinari errori, quelli che poi ti insegnano a crescere. Come fai a non fare una cosa sbagliata quando quella cosa sbagliata ti fa diventare matto? Ma come fai? La fai. Chissà, qualcosa d'amore sa che sto parlando di cose abbastanza ovvie. Quante volte in amore sai benissimo che quella persona ti manderà al manicomio, ma non ce la fai a dire di no. Ci caschi dentro quella magia, perché è giusto cascarci. Lo devi conquistare. Una 20ina di giorni fa ero a Senigallia, una bella serata, teatrone pieno, e la mattina i ragazzi, 500 ragazzi, scuole medie superiori, bella, bella mattina piena di... Poi a un certo punto, sta finendo, vedo che c'è un po' di brusio, i ragazzi cominciano a prendere gli zaini, mi dicono che il tempo sta finendo, avevamo già fatto un po' di domande, forse la mattina poteva anche finire là, invece non è finita lì. Si alza in alto a destra, me lo ricordo ancora, un ragazzo lampanato, alto, biondo, rasta. Mi fa: le dispiace se le faccio l'ultima domanda? Dico: no, non mi dispiace. Posso essere diretto? Devi. Posso esprimermi liberamente? Certo. Ma lei che cazzo glielo fa fare di venire fino a qua? Bella domanda, molto intelligente. Sapete cosa, come abbiamo reagito noi adulti? Quel ragazzo lì è stato chiamato dal preside perché aveva detto una cosa intelligente. Però c'era quella parolina che non andava. Perché avrebbe detto: che caspiterina te l'ha fatto. Bene, guarda al senso, no? Guarda alla luna, non guardare al dito. Che, perché un ragazzo ti dice questo? È una cosa interessantissima. Ti dice: lei è una persona nota, famosa, sì, è vero. Guadagna, certo, c'ha tante cose da fare, verissimo. Perché viene fino da me? Chi sono io per lei?